Bentornati di nuovo al bar dello sport, presentiamo le pagelline del Napoli, del Corriere dello Sport. Napoli impara da Higuain, passo a Gaetano. Prego. Allora, io dal bar dello sport io leggo le pagelle del Napoli. Allora, la numero 2, allora, Rain 5, Isa 5, 18 maggio 6, poi Albio, Albini 55, no, 50. poi con Mbai 5. Glorian 5, Glorian 5, 5, che ne sa? Poi Alan, Alan 5, no no scusate, Alan 6, poi Davide Lopez SV, SV, poi Lorginito 5. Arginino 5, Ansaki 55, Gaion 55, Matarese 6, Uruguay 7, Insignia 6, Alan Sarri 55. Passiamo a un'altra pagina. Napoli chiave tattica, il solito calcio in versione verticale per Yansai, perde subito la corsia, Jorginho entra nella partita, Ansik rimane ai margini e non c'è palleggio né circolazione con Kubai, che ricomincia a dettare tempi e a lanciare lungo verso il nulla. Poi c'è un'altra pagina, l'errore. Ce ne sono due e sono decisivi. Il primo del guardiline di Liberatore sullo 1-0 del Bologna, con destro che parte in fuori gioco millimetrico ma determinante. Diviene significativa l'incartezza di Reina sul 3-0 di destra e lo chiude praticamente lì. Poi un'altra pagina, la svolta. Se al 20° è 2-0, vuol dire che la partita è stata marchiata a fuoco. Si compie in quella fase l'evoluzione della gara, quella che la indirizza è il paradossale, perché la percezione iniziale di un Napoli che ha scelto di controllare a modo suo ed invece soltanto una pallida impressione. Allora, do gli auguri alla partita del Napoli e con me c'è anche Giuseppe, che si associa con gli auguri di Natale. Certo, associo agli auguri di Buon Natale, delle buone feste alla squadra del Napoli e a tutti sull'isola di Ischia, a tutti a Napoli, buon anno e buon Natale. Naturalmente ci rivediamo lunedì prossimo, come sempre, arrivederci. E da Palazzo da Bar dello Sport si chiude in questa pagella del Napoli, vi auguro tanti auguri di buon Natale e a tutti i baranesi, ciao, buon Natale.